I chirotteri sono un ordine di mammiferi placentati, comunemente noti come pipistrelli. È il secondo gruppo di mammiferi più numeroso dopo i roditori. All'ordine dei chirotteri appartengono gli unici mammiferi in grado di volare e compiere manovre complesse in aria. La specie più piccola, il pipistrello calabrone, non pesa più di 2 grammi ed è ritenuto, insieme al mustiolo etrusco, il più piccolo mammifero al mondo, mentre le più grandi sono alcune specie del genere Pteropus e Acerodon, che raggiungono un peso di circa 1,6 kg e un'apertura alare fino a 1,8 metri. Le ali dei pipistrelli si sono sviluppate dalla modifica sostanziale dell'arto superiore, dove l'avambraccio e, ancor di più, le ossa metacarpali e le falangi della mano hanno subito un allungamento sproporzionato. Le dita sono congiunte da una membrana cutanea vascolarizzata chiamata patagio, la quale si estende fino ai fianchi del corpo e agli arti inferiori. In gran parte delle specie esiste anche una membrana tra le zampe, chiamata membrana interfemorale o uropatagio, e che talvolta incorpora la coda. I pipistrelli utilizzano fasci di suoni ad alta frequenza per orientarsi e catturare le prede, semplicemente analizzando i suoni, che vengono riflessi dagli oggetti che si trovano lungo il loro percorso. Gli ultrasuoni vengono generati nella maggior parte delle forme attraverso la laringe, sebbene in alcune specie chiamate rossetti, questi vengono prodotti dallo schioccare della lingua sul palato. Il fascio di suoni successivamente fuoriesce dalla bocca oppure in alcune famiglie attraverso il naso. Una volta colpito il bersaglio, l'eco di ritorno viene catturato dal padiglione auricolare ed elaborato successivamente all'interno dell'orecchio stesso, in una particolare zona detta fovea acustica, dove risiedono un gruppo di neuroni sintonizzati su una strettissima banda di alte frequenze. Alimentazione dei pipistrelli. La maggior parte dei chirotteri ha una dieta sostanzialmente insettivora, catturando le loro prede durante il volo. I pipistrelli frugivori, invece, si nutrono esclusivamente di frutta e di alcune altre parti vegetali. I pipistrelli nettarinivori si nutrono essenzialmente di polline e nettare, e probabilmente anche di qualche insetto raccolto nei fiori visitati. I pipistrelli ematofagi sono i veri pipistrelli vampiri della sottofamiglia dei desmodontini e si nutrono del sangue di piccoli animali come uccelli oppure di quello del bestiame. I pipistrelli carnivori si cibano di piccoli mammiferi come uccelli, lucertole e rane. E infine, i pipistrelli piscivori possono catturare pesci sott'acqua o sulla sua superficie, utilizzando i possenti artigli ad uncino alle estremità delle dita delle zampe inferiori. I pipistrelli si rifugiano all'interno di grotte, crepacci, fitta vegetazione, cavità negli alberi, negli edifici e in altri luoghi più esposti come grandi alberi. I chirotteri hanno una diffusione pressoché planetaria, con esclusione soltanto delle regioni polari e circumpolari e di alcune isole oceaniche remote. Nelle zone tropicali hanno raggiunto la massima diversità, dove sono in assoluto l'ordine di mammiferi più numeroso.